Continua la protesta degli agricoltori a Fano fino a domani, sabato 17 febbraio. Provengono da tutta la provincia di Pesaro e Urbino e anche da Ancona. Sono gli uomini della terra, tra di loro anche diversi giovani, tutti riuniti per far sentire il loro grido e i loro problemi dovuti alle norme imposte dall'Unione Europea e sulla concorrenza sleale. Sono più di 150 i trattori che questa mattina sfileranno tra le principali vie della città di Fano. Si sono ritrovati ieri nel campo adiacente all'ingresso del casello autostradale di Fano. Alcuni di loro si sono accampati qui durante la notte, altri invece sono arrivati questa mattina in vista del corteo. E adesso saliamo anche noi su una delle tante macchine agricole qui presenti per iniziare il corteo. Ad ospitarci sul proprio trattore è Andrea Tonucci, 34 anni, agricoltore fin dalla nascita. Durante il tragitto Andrea ci ha elencato i vari problemi che altri agricoltori come lui affrontano ogni giorno e ormai da diverso tempo. Noi agricoltori i problemi ne abbiamo tanti, oltre alle spese e i costi che abbiamo per la produzione e i bassi prezzi alle vendite che sono scandalosi, tutti gli sbalzi che ci fanno e anche le importazioni, che forse sono anche il problema più grave. Lo sappiamo quello che ci viene importato e ci danno da mangiare soprattutto. A tutti, a iniziare a controllare, soprattutto a mantenere i nostri prodotti con prezzi più giusti, sia di spese che di vendita. Ma poi sono anche altri i problemi che avete? Sono tantissimi. Oltre a questi anche la burocrazia e tutto il resto. Avete anche il problema del caro gasolio? Il caro gasolio che continua a aumentare, aumenta, poi scende per accontentarci un po' e continua a salire. Non ci si sta più dentro con le spese. Soprattutto voi sperate anche in un aiuto di tutti i cittadini? Noi speriamo molto nei cittadini perché sicuramente con il loro aiuto, se siamo tutti uniti insieme, qualcosa possiamo risolvere. Solo noi agricoltori non è semplice. Sono partiti dal campo del casello di Fano, hanno raggiunto la Flaminia, poi San Cristoforo, Sant'Orso e ritorno al punto di partenza. Ripercussioni ovviamente al traffico cittadino, nonostante il lavoro di polizia locale, commissariato e carabinieri di Fano. Diversi invece i cittadini che hanno applaudito, rivolto vicinanza agli agricoltori in protesta. Io effettivamente sono più che preoccupata come agricoltore, sono preoccupata come consumatore e penso che dovrebbero essere preoccupati un po' tutti. Non sappiamo più cosa entra nelle nostre tavole, non sappiamo più, non ne abbiamo più la certezza e questo è un problema di tutti. Si spera prima di tutto di portare a nostro favore la popolazione, perché è una lotta per tutti, non solo per il settore agricolo, e i problemi ci sono su tutti i settori. E cerchiamo di sensibilizzare un po' tutti, perché tanto da soli otterremo poco. La protesta dunque prosegue. Noi siamo duri di testa e stiamo già organizzando per la prossima settimana ancora. Noi agricoltori siamo favorevoli ovviamente al Green Deal, all'abbassamento dei pesticidi. L'importante è che quando vengono importati al di fuori della Comunità Europea abbiano i stessi requisiti, altrimenti è una concorrenza molto sleale. La stragrande maggioranza dei prodotti che arrivano hanno una presenza molto alta di pesticidi e possono essere commercializzati perché la legislazione italiana ha una soglia molto elevata. Noi come agricoltori chiediamo solo di abbassare questo livello di pesticidi in modo che questi prodotti non possano essere commercializzati nella Comunità Europea. Il valore aggiunto di ciò che produciamo si alzerebbe notevolmente con una qualità molto superiore a favore di tutti i cittadini e dei consumatori. Alla giornata non sono mancati anche i giovani. Come vedete il vostro futuro in agricoltura? Beh, considerata la situazione attuale, direi molto più che incerta. Diciamo che non siamo molto agevolati in questo settore adesso, perché cioè, i prezzi sono aumentati, cioè abbiamo più spese e non riusciamo a starci dentro con, appunto, con i costi. Troppo poco supporto. Sì. La protesta proseguirà anche sabato 17 febbraio, più esattamente al Pincio di Fano. Domattina replichiamo con un piccolo corteo che andrà a fare un piccolo presidio all'Arco d'Augusto, dove ci sarà anche un piccolo volantinaggio per far capire a tutta la cittadinanza il motivo delle nostre proteste, che riguardano anche loro.